Mister Tessera, 1-1 è un vero peccato. Decisamente sì, è un vero peccato. Abbiamo letteralmente dominato, penso, il primo tempo, dominato nel senso che abbiamo avuto 6-7 palle gol clamorose, pulite, contro una loro. Peccato non essere riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato nel primo tempo. Era una partita a chiudersi 3-0 nel primo tempo, senza se, senza ma. Poi c'è un tempo stato equilibratissimo, con predominanza loro territoriale, ma senza grandi occasioni da gol, perché a parte i gol sul faro a terra, su calcio d'angolo, in mischia, poi un paio di cross messi dentro o di situazioni, ma nessuna parata importante. Peccato, chiaramente, è riferito ai 45 minuti iniziali dove abbiamo dominato. E appunto tutto poi si è deciso su questa azione molto caotica. Come l'hai vissuta da Bordocampo? Prima annullato, poi... Ma questo cross da calcio d'angolo messo in mezzo, ho visto sbandierare nettamente in anticipo l'assistente, quindi pensavo che veramente il gioco fosse fermato. Parlando con l'arbitro a fine partita, ha detto che il mio calciatore l'ha toccata e l'ha rimessa in gioco. Rivedrò le immagini, ma dobbiamo accettare quello che hanno deciso, che hanno visto. Il peccato non è questo, perché questo è un episodio importante, che sia da una parte o dall'altra. L'importante è che noi dovevamo chiudere nel primo tempo, perché quando una squadra concede poco e niente, una squadra come Monza, e si trova almeno 3 volte, 3 contro 1, 3 contro 2 dentro l'area del rigore, è peccato non averlo concretizzato. È un demerito nostro dentro una prestazione straordinaria di qualità, di intensità, perché abbiamo abbinato tutto in quel primo tempo. Non può dire che se l'è giocata disaperta l'attacco sin dai 17° secondo, col gol di Muggioli. Abbiamo fatto gol subito ed è quello che abbiamo detto ieri. Un'arma per poter mettere in difficoltà loro è giocarsela in avanti con intensità, con aggressività e con la lucidità tattica. Penso che siamo stati in campo benissimo e altrettanto bene siamo sempre ripartiti su spazi che loro, attaccando in massa come qualità tecnica di squadra, ci concedevano e li abbiamo sfruttati ampiamente bene, meno, ripeto, nella finalizzazione. Eravamo rimasti al 92° di Muggioli su quella stessa porta e Sebastian, a cui ha dato una chance importante, ha ripagato subito col gol. Sì, avevo visto bene in settimana, ma lui è un giocatore utile, eccetera, molto. Pensando a un Monza che avrebbe potuto fare più partita di noi, negli spazi per come giocano, giocare con 3 giocatori veloci davanti, quindi vivendo di queste ripartenze, ma non solo quelle, di un fraseggio più veloce e dopo trovare la verticale, cosa che ci è riuscita, direi, molto molto bene. E quindi la mole di occasioni prodotte è la cosa più importante di questa partita, probabilmente. Sì, la più importante oggi era fare 3 punti, Marco, perché li stiamo aspettando in casa, perché ci servono i punti per la classifica e perché soprattutto oggi la squadra meritava di più di quanto è venuto fuori il risultato. Adesso trasferta a Pescara? Sì, dobbiamo smaltire questa qui, dobbiamo smaltirla bene, ci deve dare la forza, la convinzione che anche noi, come un po' tutta la Serie B, quando te la giochi alla pari senza paura, con tutti si può giocarsela fino in fondo.